Buonasera, torna l'appuntamento del lunedì di A Bordo Campo, una settimana particolarmente foriera di belle notizie, quella che si è appena conclusa, soprattutto l'Ischia capolista riesce a vincere sul difficile campo del Sant'Antonio Abate, vince anche un forio rigenerato dalla cura Desiano e poi buona vittoria dell'Accameno che continua la sua bella marcia. Purtroppo perdono il Procida un po' a sorpresa, e anche il Barano che esce sconfitto dopo un'ottima prestazione. Abbiamo ospiti importanti questa sera, chiedo alla regia di far partire subito una clip per il nostro primo ospite. Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. È sempre un piacere vedere Pino Taglialatela a tre pali, rivedere queste bellissime parate, ricordare l'affetto che Ischia riponeva in questo calciatore che vestiva la maglia azzurra, quella del Napoli, quella che amiamo quasi tutti. Allora, Pino, grazie per essere con noi questa Grazie a sera. voi, buonasera a tutti. Vado a presentare l'altro ospite con un'altra clip e poi dopo ci fermiamo. Da, 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 da. Down, down, down. Da-da-da. Da una Serie A all'altra, Babù, giocatore del Forio, con noi mister Nello Desiano. Grazie mister per essere Buonasera, con noi. grazie a voi per l'invito. Poi presento Simone Vicidomini, il nostro esperto dei campionati, soprattutto promozione eccellenza. Ormai hai stilato articoli e articoli, avrai già un bel volume da parte. Grazie Simone. Buonasera a voi, ringrazio. Poi il nostro Claudio Iacono, sempre molto attento, preciso, un'opinione che serve alla nostra trasmissione. Grazie Claudio. Grazie, grazie a voi, buonasera. Allora, inizio da Pino. Allora, Pino, finalmente capolisti. È vero, non hanno giocato il pianura, però la rincorsa è arrivata a buon fine e ora non si sa quello che faranno, però noi sappiamo che stiamo bene, no? Adesso stiamo bene, anche perché all'inizio abbiamo, penso, un pochettino pagato una buonissima preparazione. Abbiamo avuto qualche infortunio di troppo, che poi abbiamo risolto, e quindi credo che si sa che quando si lavora tanto, soprattutto in questo campionato, in questo tipo di campionato, i risultati poi si vedono durante l'anno. Quindi è questa la nostra prerogativa. Non era partire a razzo, ma praticamente cercare di arrivare Possiamo dire che non è all'obiettivo. importante partire bene, ma arrivare bene. Esatto. Quindi questa è la cosa principale. Parleremo logicamente di calcio, calcio giocato, però io voglio un poco soffermarmi anche sul tuo ruolo, perché in effetti Non si chiedo alla regia di capisce. farmi vedere un'altra immagine, che è un'immagine che forse è fuori dal calcio, però fa capire, innanzitutto, squadra che vince non si cambia, quindi è un bel messaggio, innanzitutto, ma fa capire che sei l'uomo di fiducia del presidente, non solo nel calcio, ma anche fuori dal calcio. Ma al di là della fiducia, credo che mi considero un amico, che è la cosa più bella, anche perché è un rapporto di amicizia, non è un rapporto
di un proprietario e uno che prende lo stipendio, perché io sono qua, come ribadisco sempre, gratis, solo per una questione di passione. Mi piace questo progetto, mi piace il progetto di Emanuele, quindi l'ho sposato in pieno. L'anno scorso... Il fatto che dici gratis ci fa piacere, dispiacere, però è bene far sapere quali sono i veri rapporti. Assolutamente, in effetti. Sono rapporti, ho avuto la fortuna di conoscere il presidente, aveva ed ha un sogno e io ci sono andato dietro. Magari ci vorrà un po' di tempo, perché ci siamo dati un po' di anni, ma perché proprio per qui c'è il mister, prima ne parlavamo, per fare bene bisogna fare una buonissima base. Credo che dall'anno scorso a quest'anno siamo cresciuti proprio a livello di organizzazione. Sì, ma si vede anche sul campo e tutto. Io ti faccio le domande, sì, anche per le cose che sono state dette qui durante queste trasmissioni. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro nella massima trasparenza e anche sperando di dare un contributo di crescita a tutti. Certo, certo. Si parla a volte di un'assenza della società, spesso si viene, ma diciamo fuori c'era solamente Enzo Trani, non c'era Pino Taglialatela, manca il presidente, non lo vediamo mai al campo, nell'organizzazione ci sono, a volte si notano dei problemi, almeno quelli che frequentano più spesso la situazione. Non so chi è che dice che ci sono dei problemi. Perché i problemi credo che... No, i problemi sulla presenza, sulla partecipazione. Sì, sulla presenza, ma è una scelta, anche perché quando si va fuori casa abbiamo scelto, è una scelta nostra, di mandare i nostri dirigenti che abbiamo, ci sono praticamente, cioè abbiamo Enzo Mattera, abbiamo Trenino, c'è Antonio Balestrieri, quindi delle volte c'è Pinto, quindi la presenza c'è, oltre al magazziniere. Due massaggiatori, come si dice? Cioè, due allenatori, non so quante altre persone bisogna mandare dietro a una squadra. Stiamo facendo un campionato di promozione. Le nostre sono domande, aspettano solo risposte. E poi è una nostra scelta, proprio perché per quanto riguarda la situazione tecnica è l'allenatore che praticamente... Ma voi avete trovato un allenatore manager all'inglese, esatto, un Ferguson. Esatto. E il presidente intende fare così, dare la massima responsabilità all'allenatore, e l'allenatore gestisce tutta la parte tecnica. Poi noi siamo vicini da supporto, ma è giusto che sia così. Simone e Claudia, se vogliono fare delle domande, logicamente possono intervenire, sono qui per farle. Problema Daspo, è stata una brutta pagina. Sì. Perché tra due squadre isolane, un derby, però il derby è bello farlo come lo si fa nel rugby. Sì. Combattere, picchiarsi in campo e poi alla fine abbracciarsi, mentre tra il primo e il secondo tempo è successo un episodio, più episodi spiacevoli. Quello che ci chiediamo noi, sì, ma la società poteva fare di più, perché porte aperte e tutto è bello, però in alcuni casi non andavano controllati un poco questi settori. C'erano praticamente le porte aperte, che avevamo delle problematiche con le chiusure delle porte, quindi per quello erano aperte. Ma poi c'era polizia, quindi nel settore degli ospiti, dove io ho visto la partita, il primo tempo, perché io sono sempre lì, quindi non era successo niente. Poi tra primo e secondo tempo è successa questa cosa che dispiace... dispiace a tutti, no, perché sì, poi tra primo e secondo tempo vado negli spogliatoi. Perciò ho detto che non ti dovevi allontanare. dispiace, però sono cose che purtroppo capitano, e chi ha creato questa situazione ne pagherà le conseguenze, e le deve pagare, perché non si fanno certe cose. Noi ci chiedevamo, appunto, in più circostanze l'abbiamo fatto, è proprio chi l'ha creata questa situazione, non l'abbiamo capito chi l'ha creata. Questo sicuramente al vaglio, credo, della polizia che era... Vabbè, io penso che la polizia abbia fotografato. Non parlavo dei tifosi coinvolti, io facevo più ragionamento di parti, dicevo la parte tifo, la parte pubblica sicurezza, la parte Ischia, quale parte ha più responsabilità? Ma perché io non l'ho capito, ho una mia idea, però è un'idea. Dimmi la tua idea.
La mia idea è che quelle porte dovevano essere chiuse. Ma o controllate. Se c'è una scorta, quelle porte non lì. Quelle porte lì non sono porte che praticamente lui chiude. Noi le apriamo perché c'è una catena e un catenaccio. Quindi quando sono venuti questi ragazzi dall'Accameno, sono state aperte e non si possono chiudere praticamente, perché sono anche pericolose. C'è parecchie, praticamente la situazione lì è molto pericolante, infatti... Dopo questa partita è partita proprio la macchina per mettere tutto a posto. Abbiamo avuto sul campo un po' di ingegneri da parte del comune che metteranno a breve a posto questi maniglioni, perché antipanico, perché sai benissimo che non puoi chiuderla, perché se la devi chiudere col catenaccio credo che non è... Ho capito, immagino un Ischia Savoia. Si Ma sarebbe guarda, giocata Ischia Savoia. C'è stato l'Ercolanese, i tifosi dell'Ercolanese che hanno fatto di tutto e di più, si sono presi a botta fra di loro. Non so se avete assistito. Come no. Ci sono andati di mezzo i poveri poliziotti che sono sempre lì, che prendono botte da tutti. Possiamo dire, Pino, che in effetti quindi, è successo quello che nessuno si aspettava. No, però noi non ce l'aspettava. Nessuno se l'aspettava. Probabilmente dobbiamo fare attenzione anche e soprattutto in questi casi. Sicuramente. Però ecco, tra i tifosi dell'Acco e i tifosi dell'Ischia, non credevo ci fosse questa rivalità, che poi è stupida, perché poi siamo tutti sulla stessa isola. Magari se si fa uno sfottò, ma va bene, va anche bene, si può anche prendere in giro tra tifosi, ma io credo che sono amici, cioè alla fine si vedono anche al bar, cioè siamo a pochi chilometri di distanza. Io ci sono stato all'Accameno, c'è un tifo bello colorito, ci sono ragazzi che ci tengono dei bei sorrisi, perché... però dico questo, dovrebbe essere questa la maturità, vivere il calcio da tutte e due le parti. Io credo... senza dover insegnare niente a nessuno e tra i tifosi però ecco, accettare. Io credo che giustamente, come diceva Claudio, non ci doveva essere probabilmente il contatto. Adesso è da valutare la responsabilità di chi è. E credo che questo, siccome è al vaglio dei magistrati, credo che adesso... Vabbè, ma loro già hanno chiuso l'indagine. Adesso perché... arriveranno... Sì, ma per quello che riguarda i tifosi hanno chiuso l'indagine. Sì. Però restano da chiarire tanti aspetti, perché se c'è una trasferta attenzionata, anche con la parata dalla farmacia Sant'Anna fino alla tribuna, con i tifosi dell'Accameno che sono stati scortati in quel caso dalla polizia, se non vado errato, che senso ha ottemperare a una sono prescrizione? No, magari anche in maniera letterale, cioè no, dico parzialmente l'hanno fatto in e quel poi modo. Non lo so, non avere la possibilità di portare quella prescrizione avanti nel corso della partita, perché non è che il compito si esaurisce. Ok, io dico l'ultima, perché l'ultima chiudiamola questa. Io vedevo la partita, lì c'erano i ragazzi dell'Accameno e c'era tutta la parte della polizia. Io stavo lì. Cioè, fino a che il primo tempo, fino a che non sono arrivati i tifosi dell'Ischia, ma io non voglio scaricare questa cosa addosso ai tifosi dell'Ischia. Sai che è successo? Succedeva che praticamente durante il primo tempo arrivavano tifosi lì, magari dall'Accameno, da Foria, non lo so, entravano tranquillamente. Tutto tranquillo. Sì, cioè, nessuno, magari poi dopo c'è stato sto battibecco e tu sai come funziona tra... Vabbè, non è che tu puoi vedere che uno c'ha la maglia giallo-blu e l'altro c'ha la maglia rossa. Per carità, c'è un amico che diciamo lavora per l'Ischia Calcio. Io ho questo amico per l'Ischia Calcio. Un amico mio. A questo per l'Ischia Calcio, guarda che ne lavorano pochissimi, quindi io lo individuo subito. Lavora per me, anche tu lavori per l'Ischia, anche se io lo individuo subito. a questo amico io ho chiesto: ma se ci fosse stato un tagliando, questa libera circolazione con un biglietto, sarebbe avvenuta lo stesso? Probabilmente no. Te lo dico io, tutti siamo convinti che no. Io dico, col tagliando non sarebbe avvenuto, però in un momento in cui c'è... Quindi tu dai libero, scusami un attimo, Pino, scusami un attimo. Tu dai la responsabilità alla società. No, io non lo so, io sto dicendo che col tagliando non sarebbe successo niente. Se non si vuole mettere il tagliando,
però comunque si deve fare in modo che non ci sia esattamente c'è la polizia, che una commistione. Fare. E quindi tu la dai alla polizia la responsabilità? No, la responsabilità è di chi ha creato questo problema, chi ha creato questo contatto, il contatto chi l'ha creato, i tifosi l'hanno creato, e credo che sono 9, 11, non lo so, prenderanno forse il... 8? Sono 9, sono 9, ha detto cioè, bene. Sul campo, 5, dell'Ischia, sul campo dell'Ischia per un bel po' di anni non li vedremo più, quindi pagheranno loro le conseguenze del gesto che hanno fatto. Allora, io credo che una società che io credo che è assurdo ancora oggi a pensare che noi ci dobbiamo preoccupare che dei tifosi da Ischia a Ischia... Vabbè, ma tu fai calcio ad alti... Sì, però sai, noi con l'Ercolanese... Purtroppo le leggi con l'Ercolanese, d'Italia, le abbiamo leggi messo, d'Italia... con l'Ercolanese, con la polizia si sono messe macchine, si sono messe cellulari fuori, hanno preso un pullman che appena sono usciti li hanno messi dentro, ma cioè, è possibile che tra Ischia e Ischia deve succedere una cosa no, del genere? Siamo perfettamente magari con, ci puoi dare la responsabilità che siamo stati io ero lì a guardare la partita, non mi aspettavo mai una cosa del genere, quindi, non c'ero, ma comunque non me l'aspettavo, non c'era nessuno te l'aspettava, non è mai successo, credo, non lo so come tra Ischia e l'Accamino, poi magari forse anni fa sarà successo, però ma no, qualcosa è successo forse a Forio, però in passato, ma tanti anni sì, fa alla fine c'è stato un contatto, c'erano i poliziotti, un contatto che non ci doveva non essere, c'erano i poliziotti, li hanno individuati, presi, e adesso vabbè, al campo non verranno perfetto più. Io dico in un la mia opinione, oggi le responsabilità ricadono spesso sulle società, no, però ma noi la responsabilità io, no, ce la scusa, prendiamo no, opino, tranquillamente, no, io dico, forse magari opino, posso stati, finire, no, posso siamo finire. Stati troppo buoni, troppo tranquillo, ero lì, no, ma io dico, oggi purtroppo ricadono sulle società, a me dà pure fastidio leggere che una trasferta è vietata, io come la penso io, farei sempre viaggiare tutti, poi appena uno sbaglia, manette e portiamoli, perché non si può vietare alle persone per bene di fare una trasferta perché ci sono tre o quattro stupidi. È la stessa cosa, non si può vietare. Che sai bene che poi, lo sappiamo poi. No? Oggi purtroppo con queste persone bisogna fare più attenzione, quindi occhi aperti perché... ci troviamo il letto bagnato, scusami Pino se dico proprio esattamente su quello, così, su quello sicuramente come dite voi è così, però la nostra buona fede proprio perché noi stavamo ma lì voi, eravamo sì, io e Ciro a guardarci la partita, perché io me la guardo sempre da quella parte lì perché da lì si vede molto bene la partita. Pino, poi c'è il sole d'inverno, Pino, si scalda. Pino, si vede bene. Quando si cresce un figlio, mazze e panelle, quando si è troppo buoni spesso il figlio... È così. E capita anche al tifoso. Non succederà più, la prossima volta saremo più attenti. Vabbè, abbiamo parlato di un argomento che purtroppo ci ha toccato tutti, e ci ha fatto male proprio... Fondamentalmente mi hanno chiamato da parti d'Italia, prendendo anche un po' in giro, perché dice, ma come, tra ischitani, non è stata una bella cosa, cioè, magari qualcuno... È ridicolo tanto, non è che è ridicolo poco, ecco, è ridicolo ma magari qualcuno... Allora, siccome dobbiamo toccare tanti argomenti, allora, tra poco parliamo di un altro argomento che ci accenderà un poco di più gli animi, che è un po' il mercato, no? Sì. Perché lo sappiamo che il mercato crea qualche problema. Però io volevo fare innanzitutto i complimenti al mister Desiano, che è partito benissimo... È riuscito subito a dare un'identità alla squadra che l'ho vista in campo con una certa razionalità e quindi ti siamo faccio i complimenti. Diciamo. Giocatori nuovi, subito inquadrati in campo con le posizioni migliori che ritengo si potessero scegliere e poi una prestazione davvero buona e anche acquisti indovinati perché... Quando Claudio mi ha detto arriva Babù, ho detto qua arriva un giocatore di 40 anni che non sta neanche in piedi, poi ha fatto 15 scatti a 100 all'ora, ha fatto un gol a 20 minuti dalla fine della partita, era imprendibile, aveva piedi, gambe, fisico, tutto, poi amabile, galloppa, giuff a centrocampo, ma anche persone scartate da altri come Matteo Trani in difesa, quindi... Ti faccio i complimenti. Cosa ci dobbiamo aspettare? Noi non abbiamo scartato. Non ho detto mica. No. Matteo gli altri Trani. Siamo noi. No, Matteo stato... Trani è passato a Procida, Barano. No, lui è stato con noi, lui ci ha chiesto. Diceva in passato, scarta gente dico, che magari. Dico, no, siccome non volevo. Scusami, Pino, non vorrei essere. Lui ci ha chiesto di
di essere liberato. Io Matteo Trani lo ricordo col Barano, lo ricordo col Procida. L'anno ragazzo, scorso ragazzo ha splendido, ragazzo, ma tra l'altro spettacolare, un bel piede. Secondo me deve, però, deve migliorare l'attenzione da centrale. Sì, quello è il suo. Però cioè, non è stato una scelta. No, io, è un ragazzo che è passato di anno in anno tra tutte le società isolane. Quindi, però magari questa è la sua dimensione, perché l'ho visto, ha giocato molto bene. Io l'ho allenato un anno con gli allievi, a Matteo 6 mesi, e aveva delle potenzialità enormi. Forse era il più bravo che avevo. Fecero un anno gli allievi del Forio, che io subentrai a gennaio e facemmo 10 vittorie consecutive, e Matteo era uno di quelli più promettenti. Ah, un anno che ricordiamo per altre vicende un po' tristi, diciamo, l'anno c'era Giovanni Iovine in panchina con la prima squadra? Sì, sì. È stato l'ultimo anno di Giovanni in panchina con la prima squadra. Facevo gli allievi e la Juniores. Sì. Era un gruppo molto molto forte, che avrebbe potuto fare tanto tutti, che c'era Cantelli, c'era Trani, c'era Calise. I 99 tanto cari a Mister Iovine, allora in effetti abbiamo visto un mercato particolarmente movimentato per le isolane. Ti faccio intervenire Simone sul mercato, poi dopo abbiamo una bella intervista a Giuseppe Di Maio. Ma sicuramente è stato molto, come hai detto tu, movimentato, però c'è stato un attimo questo, diciamo, non si è capito ancora bene la situazione di... Io vorrei chiedere sia al mister dopo, che poi... Dopo, teniamo Giuseppe Di Maio e poi dopo gli fai la domanda. Ti ho letto nel pensiero, ma pure loro ti hanno letto, anche i telespettatori. Però prima di entrare sulla... tutti abbiamo capito. Curiosità, quindi non... Allora intervista Giuseppe Di Maio sul mercato, poi chiedo a Claudio di fare una breve presentazione dei movimenti effettuati dalle varie società. Giuseppe Di Maio. Un attimo solo, Giuseppe Di Maio sta arrivando. Da Forio deve arrivare, insomma. Registrato questa mattina con un intervistatore molto particolare, lo diciamo ai nostri telespettatori, non gli spoileriamo l'intervistatore, però diciamo che è particolare. È pronta? Bene. Il giorno dopo la vittoria del Real Forio, avvocato Di Maio, al netto dei passaggi di calciomercato e con il nuovo innesto in panchina con Desiano, quindi diciamo che è una società che va avanti con una squadra che vuole andare avanti. Sì, diciamo che questo l'abbiamo già detto in tempi non sospetti, infatti è proprio la vostra emittente che era venuta sul nostro campo a intervistarci, e noi avevamo già anticipato che c'era voglia di riscatto, c'era voglia di risorgere dalle ceneri delle ultime partite che avevano visto questo picco, diciamo, negativo che in questi 6 anni di storia non si era mai verificato. Per cui questa voglia è stata trasmessa sia dalla gente che poi, come avete visto, ha affollato il campo, ma soprattutto dai dirigenti vecchi e nuovi che si sono stretti attorno alla squadra. Anche l'amministrazione, devo dire la verità, sollecitata, ha cercato di stare vicino alla squadra. Tutto questo ha fatto sì che si sia creato un nuovo entusiasmo, e poiché io credo che nel calcio, sia a livelli grandi che a livelli dilettantistici, le partite si vincono prima con la testa e poi con i piedi, si è visto qualcosa di nuovo e di diverso ieri in campo, fortunatamente. E parliamo di Babù, questo valore aggiunto che sembra aver dato questa scossa. Sì, forse questa squadra, che comunque era ricca di giovani promettenti, di giovani isolani che sono rimasti, quelli che hanno voluto rimanere, diciamo, abbracciandosi una sfida che è sicuramente difficile come la nostra, mancava qualche elemento di esperienza che in qualche modo desse quel pizzico di entusiasmo e anche quella personalità un pochettino che poteva mancare. E ecco, ieri si è visto in campo che questo giocatore, sicuramente un giocatore che ha non lo scopriamo adesso, come in passato abbiamo avuto calciatori come Nicola Mora che hanno dato quello spessore anche di personalità e di esperienza, oggi ci voleva un giocatore così, ma non è stato l'unico innesto, e devo dire la verità che tutti i ragazzi che sono venuti a dare un contributo alla squadra hanno dimostrato il loro valore, quindi che c'è stata anche un po' di fortuna nello scegliere in questa tornata come non
non era accaduto magari in passato in questa finestra di mercato, qualche giocatore buono, e questo bel giocatore abbiamo visto ieri. Avvocato, a proposito di chi va e chi viene, negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Davide Trofa e Pasquale Save. Pasquale che va all'Accameno, segna, quindi fa un suo percorso. Davide Trofa invece? Allora, noi Davide oggi è il nostro capitano, noi è un giocatore a cui teniamo molto perché ha dato molto al Forio e credo che possa ancora dare molto. Sicuramente per quelle che sono state le vicissitudini di questa squadra, anche in negativo, è uno di quei ragazzi che ha sofferto di più e quindi ha chiesto di avere un momento di essere lasciato un attimo per poter riflettere, per stare tranquillo. Ma sono sicuro e fiducioso che da martedì possa riaggregarsi al gruppo. Poi laddove non se la sentisse, perché c'è stato questo evento traumatico, è stato così forte da non consentirgli di ritornare con noi, ma noi speriamo sempre, vogliamo sempre il meglio per questi ragazzi, perché questo è un calcio dilettantistico dove al di là del divertimento della gente che accorre al campo, noi ci teniamo che i ragazzi isolani, giovani o meno giovani che siano, possano divertirsi e fare un percorso virtuoso e non un percorso diciamo dove magari quando poi non potranno più giocare lascerà qualcosa di negativo dentro di loro. Noi siamo convinti che lui possa dare moltissimo alla nostra squadra e contribuire ad un'impresa che chiaramente è difficile, ma secondo me non è impossibile. Allora, torniamo in studio, certamente senza l'avvocato Giuseppe Di Maio penso che la squadra del Forio perderebbe tanto, tanto, tanto. Quindi un applauso a Giuseppe Di Maio che ci mette passione, un bel sorriso, gli occhi gli sorridono quando le cose vanno bene, ci fa piacere, a noi fa piacere quando sorridono a tutti i dirigenti. È veramente una persona, io ho avuto modo di conoscerlo l'anno scorso, che mi chiamò e mi chiese tre ragazzi che gli mandai immediatamente, perché con l'avvocato c'è veramente basta una parola per mettersi d'accordo. Persona per bene. Eccezionale. Poi c'ha una passione veramente al di fuori dal comune. Quindi mi fa piacere vedere, perché io l'ho visto prima della partita ed era veramente un pochettino, era molto giù. Molto adesso difficile. Vederlo adesso così felice mi fa molto piacere, perché è una persona che merita questo e altro. Certamente a noi fa piacere quando sono tutti i dirigenti delle squadre isolane, gli allenatori sono contenti. Felici. Allora, penso che vi siete incontrati con Giuseppe Di Maio più volte. Sì, tante volte ci siamo incontrati. Negli ultimi 15 giorni ci siamo incontrati parecchie volte. Secondo me le vostre mogli staranno un poco... È stato preoccupato. Preoccupato. Infatti ho detto a Claudio stamattina, io ci sono anche se... Allora... La domanda che voleva fare Simone, in effetti, l'ha fatta Amedeo preparatissimo anche nel calcio. Un calcio incredibile, allora, ha stupito. È la seconda volta che entra in a bordo campo, nella storia, e tutti e due in questo campionato, Amedeo Romano. Però una volta è entrato per la politica. Esatto, che cadde il povero Giacomo Pasquale, invece questa volta insomma è entrato per parlare di calciomercato. A proposito di calciomercato, io ci tenevo. Allora, fai la presentazione prima di tutte le. Ma perché c'è un nome nel calciomercato e qui Nello Desiano mi può in qualche modo essere d'aiuto. C'è un nome che è passato un attimino in sordina, che è il nome di Antonio Perrotta, perché il Real Forio in questo momento di crisi disastroso, diciamo, fino a domenica. Sabato scorso. No, fino a domenica alle ore 11, no? È un momento disastroso. È riuscito a recuperare le energie, i contatti, la conoscenza del mondo del calcio, in particolare a Forio. L'agenda di Antonio Perrotta. Ed è un personaggio che si aggiunge a tutti quelli che già ci sono, che non arriva al posto di qualcun altro, ma che si è venuto a mettere insieme, no? Si è integrato con delle persone che magari stavano avendo qualche problema, ed ha portato tanto, tantissimo, sin dai primi giorni. Penso che Nello sia d'accordo, non so. Ho fatto delle mogli, ma i messaggi fino alle 3 di notte, alle 4 di notte, per cercare di chi dovevamo prendere, che dovevamo prendere, vediamo questo video, vediamo quest'altro. Antonio ha delle qualità
le qualità immense, e poi è un bravissimo ragazzo e tutte le sue conoscenze, perché comunque sono dieci anni che conosce il mercato, conosce le società, 10 anni che è stato col Forio, diciamo. Allora io volevo chiedere, allora parleremo di Trofa, parliamo di acquisti per le varie società, però volevo chiedere a te Claudio una breve presentazione. Le isolane, che hanno fatto? Che hanno lasciato andare e chi hanno ingaggiato? Beh, il mercato finisse oggi, vedrebbe, diciamo, il Forio in qualche modo ad aver fatto le operazioni che sembrano essere più convincenti per il momento. Il problema è che il mercato non finisce oggi, forse, si può ancora aggiungere. Posso dire, Claudio, forse era quello che ha più bisogno degli altri. Era quello che aveva più bisogno sicuramente. Chi sta bene si aggiusta un po', chi sta male a volte. Però occhio che anche chi sta bene, ce lo insegna la nostra memoria, anche la nuova Ischia di Isidoro Di Meglio, che girò prima alla fine del girone d'andata, doveva solamente migliorarsi, però non ci riuscì in quella circostanza. Hai ragione. È solo un esempio, perché poi di queste cose ne possiamo trovare tantissime. Tantissime. Ad ogni modo, il Forio è andato ad aggiungere ben 5 elementi, anzi 6 elementi per il momento, perché ha aggiunto Amabile, Esposito, Galloppa, Esposito e Galloppa sono due under, Giuff, Babù, e ha aggiunto in ultimo anche Matteo Trani. E quindi ben 6 elementi che hanno debuttato tutti dal primo minuto nell'ultima partita. Era una cosa importante riuscire ad avere giocatori pronti in grado di debuttare dal primo minuto, perché tutti i fantasmi di cui parlava l'avvocato Di Maio prima c'erano anche nella testa degli altri. Era importante dare un segnale a chi rimaneva a Forio, insomma, che la pagina, no, fosse stata decisa. Chi è andato via del Forio? Da Forio sono andati via Savio e Trofa, che sono stati svincolati. Trofa sta in bilico, diciamo. Sì, sì, però Trofa è stato liberato dal Forio. Potrebbe andare via potrebbe restare. Potrebbe firmare con qualcun altro o col Forio, ma comunque lui parte in questo momento da zero, insomma, è libero. Poi Di Costanzo che è andato all'Ischia. Di Costanzo che è andato all'Ischia, Conte che è andato al Varano. Che è tornato a Varano. Si è allontanato anche Marco Varrella, non mi risulta che sia andato con qualcun altro, così come Francesco Salatiello, che anche non mi risulta sia andato con qualcun altro. Per quello che riguarda il Varano, è stato aggiunto un difensore di sicuro affidamento, sembra quasi ridicolo dirlo, come Terracciano, non ha bisogno di troppe presentazioni, molto esperto, che ha giocato un'altra ottima partita anche con il Mondragone, purtroppo non è bastato ad evitare la sconfitta. Varano che quindi, oltre a Terracciano, ha aggiunto anche Nicola Conte per il centrocampo, anche per lui debutto dal primo minuto. L'Ischia esce Vincenzi, Mangiapia, esce Grimaldi. Anche Mangiapia, Grimaldi è andato via, Grimaldi anche è andato via. Aggiungo, c'è Gianni, poi non so se è stato liberato, quindi poi Pino mi darà su questo. Gianni, non amichevole che è stata fatta a Varano, è stato molto impressionato da Checco Di Maio, che l'anno scorso comunque giocava con 2000, sì, 2000, con la formazione 2000, centrocampista, Checco Maio, bravo. Checco Di Maio oggi ha chiesto di ritornare da noi, l'avevamo liberato, però oggi ci ha richiesto di rientrare, so che Gianni aveva... Vabbè, adesso però, subito... Noi problemi non abbiamo a liberare, ragazzi, noi abbiamo mandato Esposito, è andato a Mestre a fare un provino, un ragazzo del 2002, il fratello, mentre il 98 centrale del centrale difensivo della Juniores, e se non sbaglio probabilmente questo ragazzo verrà preso, quindi noi l'abbiamo liberato, gli abbiamo dato la lista, perché è giusto che sia così. Noi problemi, quando un giocatore, o che sia un ragazzo, che sia uno grande, ci viene a chiedere che vuole andare a fare esperienza da qualche altra parte, io dopo un secondo dico puoi andare tranquillamente, perché non bisogna tenerli contro voglia. Perché? O perché trovano poco spazio, o perché magari in un altro ambiente rendono di più, ed è giusto che fagli andare a fare delle esperienze. Allora, scusa un attimo, del 2002 che vuole diventare professionista, tu che gli dici? Ma guarda, io siccome perché tu diciamo che questa cosa non l'hai vissuta tra virgolette, nel senso che sei venuto fuori dal settore giovanile di una squadra di Serie A, sei venuto fuori da qui, ma sei andato in primavera però Sono partito da qui grazie all'Ischia, praticamente, certo, che giocavamo contro il Napoli e altre squadre. Allora il Napoli mi vide e poi mi prese
nell'84-85, quindi io grazie all'Ischia insieme a un altro ischitano che pure ha fatto Bonopore, benissimo, sì. Bonopore e Flavio Leo, sì. E quindi eravamo, come si parlava prima col mister, il mister poi ha fatto tanti anni di settore giovanile facendo crescere tantissimi buonissimi giovani calciatori che però non hanno avuto quella fortuna, perché credo che in questo caso spesso è colpa nostra, nel senso colpa di noi che gestiamo un pochettino questi ragazzi, perché bisogna anche delle volte liberarli per farli andare a fare esperienza. Quello che è successo con noi, io credo che quando uno va fuori e vuole andare a fare un'esperienza fuori, bisogna mandarlo, perché magari a Mestre questo ragazzo magari trova la sua dimensione, cresce, perché in questo momento noi siamo promozioni, il Mestre, se non mi sbaglio, è Serie D, interregionale, gli può dare qualcosina in più di quello che possiamo avere noi. Quindi a noi per noi è una questione di orgoglio e di soddisfazione. Questo deve essere il modo operando. No? Si dice sempre che i forti vogliono stare con i forti. Ma i ragazzi per me devono andare via. Si debbono confrontare sempre con i più bravi per poter verificare le proprie qualità. Magari fra qualche anno l'Ischia sale di categoria e quindi poi li facciamo giocare in una categoria migliore, che non sia la promozione. Questo è quello che si augura tutto all'isola. Ci auguriamo tutto per tutti i ragazzi dell'isola. Però volevo chiedere adesso a Claudio, abbiamo parlato di Forio, di Barano, mi devi fare la fotografia di Lacquameno, di Procida e infine dell'Ischia, infine, perché così poi dopo iniziamo a parlare da Ischia e Forio. Per quello che riguarda l'Acquameno, ha fatto anche l'Acquameno un ottimo mercato, perché ha tesserato Giovanni Mattera, che a Forio conosciamo molto bene, che abbiamo avuto come under anche sotto età in passato nel Real Forio, che giocava proprio al Patalano di l'Acquameno con Giovanni Iovine in panchina. Ha aggiunto Pasquale Savio, un giocatore di sicuro affidamento, si è visto già dalla prima partita, veniva comunque da un girone d'andata nel quale aveva giocato praticamente tutte le partite, per cui non aveva bisogno di essere preparato eccessivamente. Ha trovato anche il gol, aveva bagnato anche il suo debutto con non poteva fare meglio. Non poteva fare meglio. Qualcosina ancora vorrebbe fare la dirigenza rossonera, staremo a vedere, insomma, se preso anche Luigi Trani. Luigi Trani come under 2002? Sì, 2002. 2002, vedremo se nelle prossime settimane. Io sono stato al campo, ho parlato. Chi è in uscita? Nessuno, mi sembra. Mi sembra di no. Poi dopo, logicamente, voleva parlare di Trofa, il nostro Simone. In effetti Trofa è passato anche per l'Acameno prima. Secondo me non è al campo, non c'è neanche mai arrivato, però diciamo la parabola degli avvicinamenti chiacchierati. Si sentiva anche Procida poi. Esatto. Procida? Il Procida è la squadra che voleva fare diverse operazioni, per il momento ha concluso un'operazione proprio con l'Ischia che riguarda un 2000 che dovrebbe essere Mario Pesce. Sì, Mario Pesce, sì. Abbiamo liberato. Sì. È andato al Procida, dopodiché Biagio Lobrano ha dovuto fare una serie di svincoli di un sacco di calciatori che figuravano ancora nell'elenco del Procida, tra i quali c'era anche Pianese che è stato liberato, dovrebbe aver firmato per una squadra di eccellenza. Si parlava addirittura di un suo possibile approdo al Casoria per un eccellenza. Sì. Allora, senti l'ultima, l'Ischia, poi dopo logicamente facciamo intervenire le persone interessate. Beh, l'Ischia ha preso Antonio Di Costanzo, anche per lui c'è stato il debutto non con gol ma con assist, perché il pallone che poi Trani ha insaccato al 40° del secondo tempo gliel'ha dato Di Costanzo, quindi siamo felici anche del successo di questi calciatori. Ischia che insomma è chiacchierata per quello che riguarda il reparto d'attacco, si era parlato di Borrelli mi sembra sia andato al Villa Literno poi. In realtà da quello che so non si è ancora sciolto l'ufficialità. Quindi Borrelli potrebbe essere un pezzo interessante. Abbiamo praticamente fatto un po' di sondaggi, abbiamo chiesto qualcosina, però diciamo che come caratteristica non è quello che cerca il nostro allenatore. Il nostro allenatore ci ha chiesto, Borrelli è proprio un... Diciamo che abbiamo Rubino, che io sinceramente me lo terrei per tutta la vita. Rispetto a Borrelli... No, Borrelli... Un signor giocatore, possono giocare insieme tranquillamente, perché con... Però adesso ti faccio... Però il mister ci ha chiesto un giocatore di... Allora, lui si è dimenticato un nome. Sì. Iattarelli. Sì.
voi l'avete svincolato, sì, con l'Ercolano bagna addirittura, certo, con la doppietta. Beh, Iattarelli praticamente ci ha chiesto di essere liberato, è lo stesso discorso che ho fatto. Ma non per problemi di spogliatoio, no, io ci ho parlato, ragazzo, siamo stati. No, lui dice il problema era il mare, il trasferimento. A parte il tragitto, il trasferimento, però poi, se non sbaglio, anche la ragazza ha preso un posto, sì, di, sì, lavoro, sì, ho parlato con lui a e quindi voleva stare vicino alla ragazza, mm-hmm, e ci ha chiesto di essere, poi è stato talmente corretto che ci ha chiesto di essere liberato un mese prima, dice così non vi faccio spendere un rimborso in più. Cioè, quindi bisogna anche sottolineare queste azioni, un ragazzo eccezionale, ha fatto gol, dispiace che l'ha fatto contro il Procida, magari, esatto, però è un ragazzo che se lo meritava, perché ha sofferto un pochettino questa situazione, voleva essere importante per l'Ischia, è venuto con tanto entusiasmo, però non è riuscito a dare quello che poteva dare. Lui ha detto: io non riesco a dare quello che posso, e quindi se potete. Pino, ma l'Ischia così com'è? Sta bene? È completa? Oppure cercate di fare qualche acquisto? E tra gli acquisti l'idea trofa la percorrete o no? Allora, l'idea trofa, prego, c'era nel senso che c'è stata prima in estate. Abbiamo avuto un colloquio con, perché il mister, quando il mister fa una lista, ci dice: contattate questi vari calciatori. Prima gli parla lui, perché così funziona, così, certo, funziona, certo, così. Lui gli parla, vede come sta di testa, se sta bene fisicamente e tutto, e poi, diciamo, l'altra parte, la nostra, quella per praticamente ci mettiamo d'accordo per il resto. Ed è successo in quest'estate, e Trofa venne da me, dal presidente, e ci disse: io resto a Forio perché ho un rapporto di affetto nei confronti dell'avvocato Di Maio e della Piazza. Ok, adesso sì, quindi percorrete ancora la strada Trofa, poi sì, la stessa domanda la devo, sì, fare al Forio, certo, però nel caso Trofa non vada in porto, avete delle alternative oppure vi trovate un po' spiazzati? No, io l'avevo prima l'alternativa e mi sono trovato spiazzato, perché praticamente Trofa, io ne volevo prendere due del Forio, sinceramente, io non, però prima di fare certe operazioni io chiamo sempre l'avvocato Di Maio, avvocato, io avrei bisogno, perché poi il mister mi dà delle indicazioni, avvocato, io avrei bisogno di qualche calciatore vostro che sa, però nel momento in cui si erano preso svincolati. Di Costanzo volevamo prendere anche Conte, anche sinceramente, Conte, che è andato a Barano, però poi il mister ha detto no, prendiamone uno di centrocampista, lui, siccome il suo pallino è Trofa, perché da anni che lo insegue, sono 4 anni se non sbaglio. Sì, vabbè, ma poi è un giocatore che sa fare più ruoli e li fa tutti bene. Però Trofa, abbiamo parlato nel momento in cui si è svincolato, però prima cioè nel momento che si è svincolato io ho parlato con l'avvocato, guardate, c'è questa situazione, noi vi parliamo, perché ho saputo che lui doveva andare a Procida. Ma ti aspettavi questa l'intervista, queste dichiarazioni di Maio rese oggi? Certo. Sì. Allora, invece di mandarla a Procida, datelo a noi, siamo sull'isola, cioè posso? E lui ha detto, guarda, se il ragazzo ha intenzione, questo è stato, se non mi sbaglio, giovedì, quando ancora il Forio era ancora un cantiere. Ancora non erano arrivati i ragazzi che dovevate provare, quindi... Solo qualcuno è arrivato, sì, giovedì. L'avvocato ci ha chiesto magari qualche ragazzo nostro... Se c'è qualche agente avvocato, vedete un pochettino voi con il mister, hanno parlato con il mister, magari al mister, almeno senza qualche... togliere le pedine titolari, però ecco, magari qualche ragazzo per... Noi abbiamo parlato con Trofa aveva praticamente accettato di venire con noi, sempre riservandosi di parlare con l'avvocato, poi c'è stato un incontro con il sindaco. Poi mi ha chiamato da quindi io so, stava... che, io so che Trofa in questo momento sta in un momento di riflessione. È riflessione. No, io, lui mi ha chiamato con il sindaco. Quindi dico, voi riuscite a sostituire questo mancato acquisto? Sicuramente andremo. Sicuramente però, sì. Sinceramente, attendiamo. Attendete, ragazzi, l'evoluzione. Se rimane a Forio è solo un allora, piacere. La stessa domanda... Ok, la stessa domanda, Nello, la faccio a te. Ci puntate su Trofa e avete l'alternativa a Trofa? L'alternativa a Trofa... noi. Se Trofa rimane con noi, ci fa piacere e non ci muoviamo sul mercato. Se Trofa non rimane con noi, sicuramente dobbiamo prendere un altro centrocampista. Come dobbiamo prendere un difensore, sicuramente un attaccante under se riusciamo a trovarlo. Quindi, sono soddisfatto. Tre pedine, sì. Posso dire,
Va detto questo, i giocatori presi sono tutti di una certa qualità. Sì. Quindi, come allenatore, tu penso che sei già abbastanza soddisfatto. A Forlì non sono arrivati solo, ci saranno arrivati altri calciatori. Ma siete stati bravi a fare la scelta. Abbiamo scelto questi qua, però non siamo ancora completi. C'è bisogno sicuramente di un altro difensore centrale, di un centrocampista, che poi dipende dalla decisione di Davide, che è libero di scegliere quello che vuole fare, è un attaccante, se riusciamo a trovare un attaccante under, sarebbe l'ideale, per stare coperti, diciamo, per avere una coperta giusta, non troppo. Comunque abbiamo due squadre, l'Ischia logicamente che sta facendo benissimo e ci fa tanto piacere, ma ci fa piacere anche questo Forio che ha messo la marcia giusta, secondo me tra poco inizia a mettere anche la freccia. Ma noi non abbiamo fatto proprio nulla, cioè... Questa vittoria è un di più, io non ci speravo, ma non ci credevo perché abbiamo lavorato pochissimo e sinceramente non mi aspettavo una partita giocata tatticamente perfetta, perché noi siamo stati, quando non avevamo in fase di non possesso, siamo stati perfetti, i ragazzi hanno... Posso dare, due allenamenti, non hai potuto provare molto, una squadra che è stata bene, aggressiva, forse... Alla parte finale, quando mancavano un poco di lucidità e di idee, qualche palla lunga, però ci sta pure, Io li avevo avvertiti, noi sabato, questo non si sabato, siamo stati 2 ore al campo, contro la legge del calcio, un giorno prima della partita, però è stato l'unico giorno che ha avuto tutti disponibili e abbiamo fatto un po' di lavoro tattico senza palla, con lavoro attivo con la palla abbiamo provato solo un paio di soluzioni che in partita a metà del primo tempo l'ho visto anche fare, poi però ce l'ho detto, guardate che negli ultimi 20 minuti noi non abbiamo bisogno solamente del cuore, perché gli ultimi 20 minuti moriamo, e difatti così è stato. Ora andiamo in pubblicità, chiudiamo questa pagina, vorrei chiedere a Simone una sua previsione. Ischia, Forio, Barano, Proci dell'Accaomeno, dopo questo mercato quali sono le loro potenzialità? Ma allora, partendo dal Forio, sicuramente ha fatto una rivoluzione, ovvero quella che serviva, perché comunque si sapeva che si doveva fare. Però la domanda, tra virgolette, mi viene anche lecito, perché aspettare cioè perché oggi e non partire con i tempi giusti? Perché, cioè, se... Vabbè, come adesso se però la finestra... È una domanda che io mi faccio da 4 anni. Però va anche detto che la finestra di mercato si è aperta adesso, però Simone. Sì, però... Questo probabilmente però il peso della squadra andava valutato un poco prima. Però mi ha appoggiato il mister, penso che la sua risposta mi completa completa la mia domanda. Io questo dico, perché non all'inizio di stagione arrivare ora? Perché penso che questi giocatori anche all'inizio si potevano prendere. Facciamo un'inquadratura a Claudio, poi, che ha un sorriso molto espressivo. Non ridere sotto i baffi come al tuo solito. No. Ok, poi continui. Li ho tagliati apposta. Per quanto riguarda il Barano, penso che qualcosa devono fare ancora. Penso che sono alla ricerca di un centrocampista e sicuramente qualcosina in avanti. Non è facile perché il Barano, penso, negli ultimi anni prendere un attaccante non cioè, l'unico non attaccante è... che prende il Barano negli ultimi anni è Oratore, che torna a giocare. Ma è comunque, posso dire, è comunque il miglior attaccante che avrebbe bisogno di un altro al suo fianco. Certo, è comunque il migliore. Certo, ma non su Faustino io non... Una riga del cuore. Per me pure è l'affetto, ma vederlo giocare è qualcosa di bellissimo, prego. L'Accaomeno sicuramente ha messo qualche pedina in più, poi ha messo un valore aggiunto in attacco che sa. Poi stava già giocando. Sta giocando bene, penso io, l'ho detto. E il Procida, questo Procida che sorprende all'inizio, parte sparato senza campo, ha il campo e viene sparato, uccellato quasi dal. Io ne parlai con Mario, dissi attenzione che sperando che non fate l'opposto, ovvero appena che avrete il campo qualche passo falso. Troppo ci sta. Sei stato cattivo profeta. No, non è anche lui. Un ottimo profeta, direi. Cattivo per il Proci. No, ma anche lui me lo disse. La paura più grande è questa, perché purtroppo giocando loro hanno fatto più doppie trasferte, se vogliamo dire, perché comunque hanno giocato sempre sull'isola qui. Quindi ritornare a giocare in casa, poi contro l'Ercolano che ha fatto una rivoluzione altrettanto, quindi ci sta, ci può stare il passo falso. L'Ischia. Ma l'Ischia, al di là del mercato, penso che
Lischi abbia dato la dimostrazione che vincere a Sant'Antonio Abate ha dato proprio l'input di dire ci siamo e continuiamo. E penso che la vittoria fatta a Sant'Antonio, ricordiamo che a Sant'Antonio il pianura ha Allora, perso. io come la vedo io, dell'Ischi non toccherei niente, né in entrata né in Assolutamente. uscita, proprio viste le esperienze passate, dico, così come stiamo, arriviamo fino in fondo e il campionato lo vinciamo. Pubblicità. L'Hotel Solemar apre agli ischitani e a tutti coloro che vivono sull'isola d'Ischia. Scopri l'Hotel Solemar e vivrai momenti unici di benessere, relax e di grandi emozioni. Per la cura del tuo corpo, scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato. Ed inoltre piscine, solarium, palestra. E per i più romantici, l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefona al numero 081 99 18 22 o invia mail a info@hotelsolemar.it. L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. Medmar. Chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar. Andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 4411. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Mese di dicembre, l'atmosfera natalizia la crea la ditta La Raspata. Pandor Croc cioccolato bianco con crema fior di latte e gianduia, tronchetto natalizio con crema al biscotto e caramello, Pandoro farcito con crema chantilly, Pandoro farcito al cioccolato. Per un dolce Natale ed un goloso Capodanno, festeggia con i nostri dolci prodotti. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco Natale, La Raspata. Gli uomini del freddo sempre al tuo fianco. Tua pubblicità, scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo, far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Dopo l'ampia finestra sul calciomercato, ma che era d'obbligo perché in effetti si muovono tante pedine ed è bene sapere dove si sono accasate, Claudio, andiamo a passiamo ai numeri, risultati, classifica del campionato di promozione. Partiamo col campionato di promozione del girone B, Sant'Antonio Abate 1, Ischia 2, Isola di Procida 1, Sporting Ercolano 4, Playanum pianura rinviata per i problemi allo stadio Landieri dopo la bomba d'acqua sul comune di Napoli.
Puteolana 0, Oratorio Don Guanella Scampia 0, San Giuseppe 1, L'Acquaveno 3, San Sebastiano 1, Rione Terra 2, Sant'Agnello 1, Quarto Grado 2, tantissime vittorie esterne, praticamente in casa non ha vinto nessuno. Tante sorprese. In promozione oggi, perché l'ultima partita della quale vi parliamo è Santa Maria da Carità 1, Virtus Ottaviano 4, quindi tutti corsari, con l'Ischia in testa a 34 punti, 32 per il Pianura, 26 per l'Ottaviano, a 25 punti Sporting Ercolano e Procida, a 24 Sant'Agnello e Sant'Antonio Abate, 23 per il Rione Terra, 21 per l'ottimo L'Acquaveno, che però resta ancora nella parte destra della classifica, 15 per il Quarto Grado, 15 ancora per il Santa Maria della Carità, Oratorio Don Guanella Scampia, Playanum a 13 punti, il Playanum è ovviamente con una partita in meno, San Sebastiano 12, San Giuseppe 11 e Puteolana 10. Il Quarto Grado merita tutti i nostri complimenti, perché fino a 3 o 4 settimane fa era fermo sul fondo della classifica con un punto soltanto. E poi batte il Sant'Agnello, che è una signora squadra. Penso prende che... anche qualcuno, cambia l'allenatore, insomma, cambia qualcosa e ora si trova... Ha preso 7 giocatori. 7 giocatori, ora si trova a 2 punti dalla zona salvezza. Ok, andiamo subito a vedere le immagini dell'Ischia che vince e convince. Sant'Antonio Abate, Ischia, l'Ischia sul difficile campo proprio del Sant'Antonio Abate, una delle squadre che cerca la risalita verso le posizioni di vertice. L'Ischia è seconda a un punto dal Pianura, Pianura che non giocherà oggi per l'impraticabilità del campo di Scampia, per i danni del vento della giornata di ieri. Vediamo subito una punizione di Saurino, la parata di Inserra, poi Castagna, tiro ribattuto. Inserra si arrabbia, riparte il Sant'Antonio Abate, un dribbling, palla in aria, Di Nola controlla, fallo netto di Monti, intervento scomposto del difensore, lo rivediamo, a terra l'attaccante che era in aria, il rigore di Scognamiglio, la palla in rete, Mennella sceglie bene la direzione dove tuffarsi, però non ci arriva. Poi ancora il Sant'Antonio Abate, un tiro al lato. L'Ischia reagisce, palla in aria, un colpo di testa di Saurino al lato. Invernini ci prova da lontano, troppo alto il suo tiro. Secondo tempo, Ischia che deve reagire subito in pressing in avanti. Azione sulla fascia destra, un doppio dribbling, palla in aria, Invernini la gira, poi il tiro di Castagna alto, ci prova ancora il Sant'Antonio Abate, azione pericolosa, tiro però lento, para facilmente Mennella, chiusura sulla fascia, palla dietro, ottima l'opportunità ancora per Scognamiglio per andare sul 2-0, non ci riesce, poi ci prova Gigio Trani, il tiro al lato, punizione di Saurino, deviazione, palla in rete, siamo al 38esimo, il pareggio del forte centrocampista gialloblu, determinante anche la deviazione della barriera, poi l'Ischia cerca la vittoria, avanza con tutti gli effettivi, vuole dare un segnale forte al campionato. Bella la giocata, palla a Trani che col sinistro batte in serra e fa 2-1 a pochi minuti dal termine. Controllo di destro, tiro con la punta, bravissimo il piccolo attaccante ischitano che dà il 2-1 ancora a Trani, il tiro leggermente al lato, poi siamo proprio allo scadere, Mennella di piede, c'è un fallo, l'arbitro però fischia qui la fine. Allora, torniamo in studio, abbiamo visto le immagini, l'hai detto Pino, partita tosta perché loro in effetti hanno avuto però qualche occasione, però l'Ischia ha dimostrato che ha gamba, ha voglia, ha una buona organizzazione e poi c'è questo Invernini che alto mi è piaciuto, ha fatto delle belle giocate. Prego. È il mister che esalta il singolo, abbiamo un allenatore che sta facendo veramente la differenza. E noi siamo felici di questo perché abbiamo affidato a lui, sapevamo che era l'uomo giusto e ci sta dando veramente grandissime soddisfazioni. E poi abbiamo un gruppo di ragazzi meravigliosi. La settimana scorsa avete avuto qua Rubino che secondo me sta facendo dei sacrifici enormi, che l'abbiamo recuperato grazie
Io so parzialmente, perché ancora sì, qualche dolore. Abbiamo recuperato per metterli in campo incerottato, ecco, quindi sta facendo dei sacrifici enormi, grazie anche ai nostri massaggiatori, il nostro fisioterapista Maurizio Mennella, con l'aiuto del professor De Nicola, lo stiamo praticamente mettendo in campo. E adesso in questo periodo avremo modo di farlo recuperare, spero, non dico al 100%, ma quando recupereremo Rubino al 70%... Farà... Gerardo, se noi stai giocando al 20% al 30%, perché Gerardo al 100% vi trascina in Serie D. Basta anche il 50-60%, piano secondo piano. Secondo me nella sua carriera lui non è mai stato al 100%. Purtroppo no, però credo che con il professor De Nicola, che ha recuperato praticamente Higuain, che ha avuto gli stessi problemi suoi quando è arrivato a Napoli, infatti questo era il discorso che faceva con il professor De Nicola. Bel paragone, dai. Aveva avuto gli stessi problemi e quindi adesso cerchiamo di riprendere, perché per noi è una risorsa importante, sia umana che anche come calciatore. E tutti veramente si stanno comportando alla grande. I due esterni veloci fanno sempre la differenza, perché questo Gigio Drani, Castagna, si fanno un poco tirare le orecchie per qualche esultanza, però, sì, però esultano, e questo è importante. L'importante è che fanno gola. A me non piace quando si fanno certe manifestazioni, però ecco, sai, lì nell'impeto della partita, magari poi dopo... Quando sono reiterate danno un po' fastidio. Quando escono dallo spogliatoio, perché nello spogliatoio ci pensa l'allenatore, noi non entriamo, noi come società, io ho dato l'out, non entra nessuno nello spogliatoio, perché il mister, che a parte che il mister ne ha di esperienza da vendere e grandissimo carisma, poi quando escono dallo spogliatoio chi ha sbagliato viene nell'ufficetto, gli tiriamo l'orecchio e paga, perché degli atteggiamenti a noi non piacciono. Però sono ragazzi che stanno veramente dando l'anima, e questo a noi piace, questo spirito, e credo che così possiamo andare lontano. Simone, secondo me, è un altro bel leader di questa squadra che sta emergendo, è Ciro Saurino. Fa gol, però dà peso all'attacco, conquista palla, la gioca, d'effetti, adesso sta entrando in forma alla grande. È un centrocampista che fa gol a chiunque, secondo me, chiunque lo vorrebbe avere. Fa gol e fa gol a chiunque. Esatto, questo è poco ma sicuro. Però io penso che sia il centrocampista che al giorno d'oggi sia il valore aggiunto a questa squadra. È vero, è mancato contro la Pudolana in casa, perché comunque l'Ischia gioca con Arcamone e due under in centrocampo. Però è vero che la squadra non era quello che è, però la mancanza si sentiva a centrocampo, perché mancava proprio il giocatore anche di impostazione che recuperava palla, lanciava il compagno nello spazio, qualche calcio di punizione. È un giocatore che sta facendo bene, trascina la squadra, è molto attento, spesso quando si fa fuori caso ho notato che richiama, diciamo, quelli là, gli under, se vogliamo dire, li richiama. Io ho visto tutte le partite in trasferta di realtà, cerca anche di far mantenere la calma, non cadere nelle provocazioni, stai calmo. Anche questo, di realtà, è molto... Molta l'esperienza che ha fatto col fratello... Con Gianluca. A richiamare Gianluca, probabile, ma di Campacci io penso che ne abbia calpestati parecchi Ciro Saurino in carriera. Purtroppo per lui, perché per quello che riguarda le sue doti da calciatore, probabilmente avrebbe meritato anche lui a altri palcoscenici. Nell'Ischia della Serie D, io me lo ricordo... forse non so perché in quella circostanza faceva un po' di fatica a stare ad alti livelli in Serie D. Stiamo parlando di quanti anni fa? Tanti anni fa. E quanti anni aveva Ciro? 23-24. E stiamo parlando di Ischia di Serie D 2007-2008, sì. Sì, era quello con Franco Impagliazzo in panchina. Io mi ricordo, mi ho sempre... diciamo apprezzato le sue qualità, però probabilmente, o come diceva Pino, non era ancora quella la sua dimensione, oppure aveva bisogno semplicemente di più tempo per potersi sgrezzare, per potersi... Mister Desiano, uno scambio Saurino Trofa lo facciamo? No, io mi devo Trofa. Ok, perfetto. Okay. Ma l'acquisto, intanto, se ce l'ha, se è nostro, l'acquisto per l'Ischia intanto è già pronto, è Mario Sogliuzzo. Ah, certo. Perché poi a tutto questo, in tutta questa giostra che gira, bisognerà poi aggiungere
Mario Sogliuzzo. Vabbè, una bella ciliegina. Andiamo a vedere. Mi state dimenticando di Pistole, attenzione. No, per carità. Vabbè. Diciamo che la squadra, cioè, l'ha attrezzata bene in ogni reparto. Che voi state soffrendo delle belle assenze, ma non le state soffrendo. Ma diciamo che io vorrei dare merito anche ai ragazzi che scendono, sì, in campo. Certo, come no. Che abbiamo dei ragazzi veramente giovani. Pino, tra l'altro, va detto che nelle ultime partite, sì, senza i campionissimi, questa squadra sta... Allora, faccio un piccolo paragone storico. 62, il Brasile vince il secondo mondiale, non gioca Pelé perché si fa male, gioca Marildo. L'importante è vincere. Sì, sì, no, ma su quello sicuramente. L'importante, io dico, siccome noi abbiamo anche un settore giovanile dove spesso gli allenatori magari si arrabbiano se le squadre non vanno bene. Ragazzi, voi non vi dovete arrabbiare con i ragazzi. I ragazzi devono giocare liberamente. Noi non guardiamo il risultato, ma guardiamo la crescita. L'unica squadra che è costretta a vincere è la prima squadra. E deve vincere. Allora, adesso andiamo a vedere la moviola dell'Ischia. Chiedo alla regia di farci vedere velocemente le immagini, perché in effetti andiamo a analizzare il rigore che purtroppo è stato fatto. Purtroppo secondo me c'è il rigore. Allora, Pino... Diciamo che sono dei tocchi che io non, sinceramente, da calciatore, da portiere, all'epoca quando c'erano queste, oggi appena ti toccano, giustamente, questo è volato, non è che era poi una... Vabbè, diciamo che questo è un rigore da VAR, l'arbitro l'ha dato senza VAR. Allora, io interverrei su un altro punto, ci può stare il rigore. Però faccio intervenire mister De Siano su quest'altro punto. Il rigore ci può stare, ma... È giusto intervenire in questo modo? Forse avrei temporeggiato un po'. No, vabbè, lui è andato per prendere il pallone, poi l'altro è stato bravo a mettersi tra il pallone e il difensore. Cioè, poi di spalle. Volevo evidenziare un altro aspetto. Chiedo alla regia di farci rivedere il rigore velocemente. La battuta anche. Questo è il rigore che Simone, penso che non ci siano dubbi, purtroppo. Voglio evidenziare un aspetto che è importante dal punto di vista del regolamento. Parte, chiediamo un attimo di fermare, se possiamo fermare quando batte, arriva prima sul pallone Chicco Arcamone di chi batte il rigore. E se l'avesse parato Mennella, era da ripetere purtroppo questo rigore. Allora, quindi, solito si ripete anche quando fanno gol, perché c'erano anche i bianchi dentro. Sì, però se tutti, bisogna verificare. Questo doveva essere ripetuto comunque. Diciamo da regolamento, anche se per me. Però quelli blu erano un po' più avanti. Sì, troppo avanti. Sì, ma comunque va ripetuto. O blu o bianco, comunque andava ripetuto. Sì. Che sono pure i bianchi. Questa categoria, sul copione di Santa Maria la carità, praticamente. Sì. È meglio che ha segnato la partita. Sì. Si è svolta. Ok, allora ci fermiamo un attimo. Oggi la pagina più importante è stata sul mercato, ma come era logico che fosse. Stiamo vedendo appunto Arcamone che sta quasi andando ad anticipare Scognamiglio. Lo sta anticipando quasi, è arrivato. Perché loro hanno tanta fiducia in Luigi, perché ne farà tante. Quindi dice... Andiamo sulla ribattuta. Sì, secondo me è uno... Se vediamo quelli, i bianchi stanno al limite, solamente il 7 avevano dentro. Fiducia i bianchi. Sì, allora andiamo a sentire le interviste adesso. Interviste del dopo partita, chiedo alla regia, logicamente Billone Monti. Ischia virtualmente prima in classifica, forse un mese fa non ci sperava. No, ma non mi interessa se siamo primi, adesso possiamo andare secondi, terzi, mi interessa arrivare alle ultime 6-7 partite e stare tutti quanti in un groppone. E là secondo me che si deciderà il campionato. Per quanto riguarda questa partita, diciamo è stata una vittoria importantissima contro una buona squadra che fino adesso ha fatto bene, dove avevamo iniziato bene noi a fare la partita, dopo abbiamo preso questo rigore particolare che ci ha un po' condizionato, anche ci ha un po', diciamo, innervosito e non siamo riusciti a trovare molta fluidità di manovra, anche perché loro poi la partita si è messa come volevano, giocavano di rimessa tutti dietro e di contropiede, e quindi finalmente poi alla fine abbiamo fatto qualche cambio.
cambio, abbiamo portato Di Costanzo centravanti vicino a Rubino, che già l'aveva fatto con me a Barano in alcune occasioni, e quindi là loro sono andati un po' in affanno, abbiamo preso punizione che abbiamo fatto il gol, c'era la palla del secondo gol, eravamo in tre in aria, quindi non era più che c'era solo Rubino, c'era Castagno, c'era solo Trani, e quindi anche loro sono andati un po' in affanno e siamo riusciti a portare questa vittoria importantissima a casa. Serviva un episodio per pareggiare, perché il pallone del gioco era nelle vostre mani, ma negli ultimi metri non eravate molto incisivi, è arrivata la punizione con deviazione e poi il raddoppio di Trani che ha sfiorato anche la doppietta personale. Prima dell'episodio c'era stata quell'altra palla bella di Castagna che l'aveva messo dietro per Trani, che ha strozzato un po' il tiro, c'era stata un'altra palla dove Rubino l'ha presa di testa, l'ha spizzicata, mentre dietro di lui mi sembra che ci sia, se non sbaglio, Castagno e Invernini che stavano da soli. E qualche episodio lo stavamo creando, era difficile, diciamo, ripeto, avere una fluidità di manovra visto che gli spazi erano ristretti, però la partita l'abbiamo sempre fatta noi, sia sullo 0-0 sia sull'1-0, e quindi diciamo, secondo me abbiamo meritato, perché noi volevamo giocare e vincere, e loro, una volta passati in vantaggio, sono limitati a giocare di rimessa. L'ultima domanda, ora c'è il mercato. Ma il mercato, stiamo trovando delle difficoltà, sappiamo benissimo tutti, la società, il direttore generale taglia la tela, i ragazzi, io, i collaboratori, tutti sappiamo quello che ci serve, ma stiamo trovando delle difficoltà, addirittura con gente che già aveva firmato e non riusciamo nemmeno a prenderli. Mister, una partita difficile contro la squadra che ora è virtualmente prima in classifica, ci stavate riuscendo fino a pochi minuti dalla fine? Sapevamo che era una partita difficile, alla fine abbiamo iniziato con 5 under in campo, noi siamo una squadra molto giovane, però alla fine stavamo facendo lo sgambetto anche a Ischia, poi alla fine i valori sono di fuori, forse quell'episodio del calcio piazzato con quella deviazione un po' ci ha condizionato, perché credo che altrimenti forse il gol non ce lo facevano, non riuscivano a farlo. Poi ci siamo un pochino disuniti, poi ovviamente è venuta fuori anche la fatica, quindi io credo che abbiamo fatto il massimo anche oggi, però poi c'è sempre un pizzico di rammarico. L'importante tenuta fisica della sua squadra, anche organizzazione tattica, spesso abbiamo visto giocatori dell'Ischia addirittura triplicati e poi siete partiti in contropiede, l'avevate preparata così? Ovviamente dopo che va in vantaggio alla fine poi cerchi di sfruttare gli spazi, perché comunque conosciamo un po' le caratteristiche anche dei difensori centrali dell'Ischia, non proprio velocissimi, quindi sai, volevamo abbassarci un pochino in più per cercare di attaccare la profondità, però non ci siamo riusciti. Sicuramente in una partita del genere devi fare per forza il 2-0, altrimenti così portarlo alla fine così non è facile. Ora c'è la sosta, la ripresa, l'obiettivo sarà sempre la zona playoff? Sì, cercheremo di riconfermarci in questa posizione ovviamente, come avete visto dalla distinta e tutto, siamo una squadra molto giovane, però i ragazzi hanno voglia, hanno qualità, quindi faremo un po' di preparazione, ci metteremo un pochino in forma ancora e poi affronteremo questo girone di ritorno cercando di fare più punti possibile. Abbiamo sentito i due allenatori, logicamente soddisfazione piena da parte di Billone, un po' di meno da parte dell'allenatore del Sant'Antonio, che di Amarante. Sì, di Amarante, un poco amareggiato, Amarante. Perché la partita è cambiata negli ultimi 8 minuti, 7, se non 8 sbaglio. Minuti, sì. Ok, tra poco c'è la sosta, voi vi fermate un po' oppure continuate? No, continuiamo regolarmente ad allenarci, solamente perché abbiamo da recuperare un po' di infortunati. Cerchiamo di arrivare. Date solo i giorni rossi, diciamo. Esatto. Che con Natale. Credo che si farà un piccolo richiamo. Un piccolo rifornimento, lo chiamo. E quindi adesso, diciamo, la palla passa al preparatore. Michelangelo Di Maio, che ha fatto un ottimo lavoro. Ottimo lavoro, complimenti. Ma si vede, tra l'altro, se allena la squadra come si allena lui, state garantiti proprio. Perché... Sì. Vabbè, ma nelle squadre che ribaltano il risultato oppure che segnano negli ultimi minuti, significa che stanno bene negli ultimi minuti. Sì. Certamente. Però adesso lui, parlando proprio la settimana scorsa con lui, prima della partita della Puterana, eravamo lì dietro la porta, ma mi ha spiegato un pochettino, dice adesso appena
siamo arrivati. Così bisogna. Ci sono i cicli. Già si fregava le mani. Già si fregava. I ragazzi non erano molto contenti, però. Vabbè, in effetti si completa il macro ciclo iniziale, adesso sì, bisogna sì, ripartire. Adesso andiamo a vedere il Procida. Purtroppo è un Procida che nelle ultime partite ha perso punti importanti. E si parte con Procida Sporting Ercolano. Va Lorenzo Costaiola in sovrapposizione, arriva Cibelli. Lorenzo Costaiola prova ad andare da solo. Conclusione da dimenticare. Arriva il fischio. Manco, il pallone al centro e c'è il gol. Il gol dell'Ercolano con Iattarelli. Cozzolino prova ad attaccare dalla sinistra. Vede Manco dall'altra parte, lo serve il pallone per il numero 10 dell'Ercolano. Il destro al volo. Buono l'aggancio, buono il dribbling su Sacco, poi lancio verso Lorenzo Costaiola. Lorenzo Costaiola attacca l'area di rigore, il pallone verso il centro, troppo sul portiere. Parte il secondo tempo di Procida Ercolano. Ottimo l'aggancio di Manco che se ne va in mezzo a due, il pallone poi a servire Cozzolino, l'aggancio di Cozzolino, Cozzolino contro la marra, Cozzolino per il 2-0 dell'Ercolano. Cibelli, Cibelli verso Annunziata, il cross di Annunziata al centro dell'area, attenzione a Muro, il destro di Muro, Vittorio De Luise, errore Marchiano, pallone per Manco, Manco ancora, Cozzolino con il sinistro per il 3-0, una punizione eccessiva. Cozzolino ancora, Narciso cerca il cross, poi Minauda da fuori, traversa Lorenzo Costaiola, attenzione a Toni con il sinistro, tutto solo Cozzolino, stoppa il pallone Cozzolino all'interno dell'area di rigore in scivolata, Micallo ancora, Cozzolino pallone al centro, Iattarelli per il 4-0, larga dall'altra parte per Toni. Si fa vedere D'Auria da quest'altra parte, il tiro di Toni Costaiola, la testa di Ambrosino, eccolo D'Auria, D'Auria attenzione per Veneziano, il sinistro di Veneziano, il gol di Giacinto Veneziano che varrà soltanto per le statistiche. Arriva Veneziano in sovrapposizione, Toni Costaiola verso il centro dell'area, in prota, pallone morbido di testa, poi il pallone giocato da gamba e fischia alla fine il direttore di gara. Ercolano 4 Procida 1. Claudio, di solito allo Spinetti vincono i biancorossi. Sì, sì, dispiace per il Procida. Dispiace per il Procida che è sceso in campo con questa divisa biancazzurra, non voleva farlo, però purtroppo i soliti problemi con le divise degli arbitri. Insomma, il Procida aveva due serie di maglie, ha dovuto trovare di riffo di raff quest'altra. Dire che gli ha portato bene, non possiamo. Insomma, una partita brutta, giocata male. Io poi mi sono fermato sull'isola qualche altra ora dopo la partita, mi sono fermato a scrivere in un bar del porto dove sono arrivati i giocatori del Procida, dove è arrivato mister Iovine, anche quelli dell'Ercolano, ma quelli del Procida erano giustamente neri, consci del fatto di aver fatto probabilmente, insieme alla prestazione fatta all'H-1 contro il Rione Terra, la partita più brutta di tutto il campionato. E mi è dispiaciuto vedere che si tratta ovviamente di una partita, di una defiance, mi è dispiaciuto vedere che questa defiance hanno avuto anche calciatori di sicuro affidamento nel Procida, come per esempio durante la sintesi ne parlavo, a me non è piaciuta per niente la prova di Micallo, ma perché dico che è una giornata no? Perché non mi è piaciuto da nessun punto di vista, cioè una partita proprio sbagliata che da tutti e 11 da tutti, forse solo Veneziano, forse sì. Solo Veneziano per certi versi, Lorenzo Costaiola quello più intraprendente, però predicare nel deserto si fa poco. Cambiamo pagina, l'H-1 che vince, gioca Savio, fa gol, segna Ciro Barile, Ciro Barile 83, addirittura è un anno più giovane di Savio, quindi stiamo parlando di due giocatori esperti
che però tengono al calcio, e l'Accameno con questi giocatori sta facendo un signor campionato. Eh beh, sono due calciatori, Ciro in particolare, che hanno proprio la cultura del calcio, perché Ciro Barile è nipote, come ho avuto modo di apprendere, lo ammetto, solo da pochi mesi, nipote di uno dei più grandi, Ciro Barile, di Ciro Barile senior, detto Ciro Crucchetta, uno dei giocatori più forti, che abbiamo mai avuto sull'isola, ha fatto un sacco di gol a Caserta, tant'è vero, capocannoniere con la Casertana, per capitato anni, di Serie C, due o tre anni, diciamo. Tant'è vero, mi raccontava Campilongo, speriamo di riaverlo qui qualche volta come opinionista, che a Caserta ci sono ancora i poster nella sede di Ciro Barile. Di Ciro Barile, certo, che doveva andare al Milan, questo poi è un altro episodio che ci ha raccontato Enrico Scotti. Comunque, a parte questo, sono due ragazzi che comunque hanno una certa cultura, un certo modo di vivere le partite, di vivere anche le settimane di allenamento, non come una professione, però come un sano divertimento, ecco, come uno sport, un gioco fatto in maniera piuttosto seria. Ok, ci fermiamo un attimo, pubblicità e poi tanto fuori io. Mese di dicembre, l'atmosfera natalizia la crea la ditta La Raspata. Pandor Croc cioccolato bianco con crema fior di latte e gianduia. Tronchetto natalizio con crema al biscotto e caramello. Pandoro farcito con crema chantilly. Pandoro farcito al cioccolato. Per un dolce Natale ed un goloso Capodanno, festeggia con i nostri dolci prodotti. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locazione. Candina, per il tuo bianco Natale, La Raspata, gli uomini del freddo sempre al tuo fianco. Medmar. Chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar. Andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. L'Hotel Solemar apre agli ischitani e a tutti coloro che vivono sull'isola d'Ischia. Scopri l'Hotel Solemar e vivrai momenti unici di benessere, relax e di grandi emozioni. Per la cura del tuo corpo, scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato. Ed inoltre piscine, solarium, palestra. E per i più romantici, l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefona al numero 081 99 18 22 o invia mail a info@hotelsolemar.it. L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli l'ambiente giusto per crescere e giocare a calcio. Scegli La Futura Ischia, settore giovanile guidato da istruttori qualificati FIGC. Solo La Futura ti garantisce abbigliamento completo per l'attività sportiva, sconti presso i negozi sportivi convenzionati, servizio fisioterapia convenzionato, incontri periodici con medico posturale e nutrizionista, corsi di calcio per età dai 5 ai 12 anni. Sono aperte le iscrizioni. Per informazioni, recarsi allo stadio Rispoli o telefonare al 320 26 22 060. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli La Futura. La differenza? Una questione di stile. Per la tua pubblicità scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato.
Allora, torniamo in studio, andiamo a parlare dell'eccellenza, andiamo a vedere i numeri, la classifica. Certamente il Forio non sta benissimo, però tre punti in più fanno tanto, tanto comodo. Prego Claudio. Andiamo a vedere il girone A di eccellenza: Fragolese 0, Fratta Maggiore 0, Afro Napoli 7, Nuova Napoli Nord 1, Albanova 1, San Giorgio 0, Casoria 2, Sibilla 0, Città di Gragnano 0, Pomigliano 2, Mondragone 2, Barano 1, Real Forio 2, Poggio Marino 1, Marianese 0, Puteolana 1, Virtus Volla 2, Marcianise 1. Questi i risultati della 16ª giornata, che vede in testa la Puteolana a quota 43 punti, a 40 la Fragolese, 34 per Fratta Maggiore, 29 Afro Napoli e Casoria, 27 punti l'Albanova, 25 Mondragone e Virtus Volla, 24 la Sibilla, 20 il Pomigliano, a 19 il San Giorgio, a 18 Marcianise e Gragnano, Marcianise prossima avversaria dell'Ischia, del Forio, Poggio Marino 14, Marianese anche a quota 14, Barano 10, Forio 9, Nuova Napoli Nord 4. Pino, ma già state studiando eccellenza. Diciamo che abbiamo l'allenatore che studia queste cose, però a me piace guardare. Anche per conoscere poi, squadre, no, giocatori. Per definire il mio ruolo non è direttore sportivo. Perché io non ho detto dirigente, tanto però non sapevo come mi dovevo muovere. Diamo una mano a livello di organizzazione. Sì, ma come dobbiamo scrivere? No, il presidente dice tu sei direttore generale. Il presidente dice direttore generale e mi prende sempre in giro. Dico, presidente, non mi dare ruoli perché io voglio dare la mano, ma non voglio un ruolo specifico. Poi quando andremo nelle serie che contano, bisogna poi prendere la figura giusta per soprattutto il direttore sportivo. Ci sarò sempre, spero, a dare una mano a livello di organizzazione, perché a me quello piace fare. Anche perché poi lui viene da una carriera fatta con il ruolo più preciso e specifico di tutti, perché diciamo che un difensore magari in una proiezione offensiva può anche trovarsi a fare l'attaccante, ma il portiere è portiere in campo, fuori dal campo invece no, c'è questa utilità, questa voglia di rendersi utile a 360 gradi. Poi quando giocava Pino, in effetti con i piedi si giocava poco, vero? Poco, sì, diciamo che io ho iniziato che addirittura c'era ancora il passaggio dietro, poi il ruolo si è evoluto. Siamo arrivati che magari qualche passaggino indietro lo facevamo, cioè ce lo facevano, però io erano minimo 50-60 metri, minimo, perché non... Adesso, sinceramente, mi viene l'ansia a vedere se i portieri che devono per forza passare sta palla a un metro... Alcuni sono più bravi con i piedi che con le mani. Sì, però prima o poi sbagli. No, se non sbagli, tu sbagli il difensore. Prima o poi sbagli, e poi quando sbagli lì ti puniscono. Allora, nello Desiano un campionato che... le tieni quasi tutte davanti, però secondo me come prestazione, adesso andiamo a vedere le immagini, state avanti a tante squadre. Una classifica che fa paura vederla così, noi preferiamo non guardarla e pensare giornata per giornata. Ho detto che dobbiamo fare 8 vittorie, però non contavo questa qua di domenica. Ho detto 8 vittorie nel girone di ritorno, ce ne abbiamo fatta una, adesso dobbiamo fare 7 per cercare di fare i play-out in casa. Poi tutto quello che viene è tutto in più. Però noi ci proviamo, perché il nostro... noi ci dobbiamo credere. La butto lì, Le squadre con la maglia rossa vincono. Ma noi abbiamo il bianco-verde, però, lo so. Però, io ci tengo tantissimo. Però avete vinto con la maglia rossa. Ieri il presidente mi ha fatto cambiare tutto, perché da 6 anni io lo volevo picchiare, però è andata bene. Sì, però dico, eppure quel numero 10 che è stata una finezza. Fanno 0-1, no, il numero 0-1. Ah, 0-1 perché quelli è stato un errore di stampa. Non mi fate dire cose che non devo dire. No. Ok, va bene. Allora, una squadra messa bene in campo. Gli under amabile galloppa veramente sugli scudi. Anche il povero Francesco Di Meglio, diciamo. No, Francesco Di Meglio, questo centrale Giuff. Eccezionale, Babù. Siamo stati forse un poco lenti di pensiero, siamo stati un poco lenti nelle ripartenze, perché comunque non abbiamo provato niente, però dobbiamo migliorare soprattutto nel pensare, nel essere più veloci nel pensare, nel ripartire, partendo dal portiere, da Delrico fino ai nostri attaccanti. Infatti noi abbiamo preso il secondo gol, il gol del pareggio, proprio perché siamo stati lenti nel pensare,
palla non abbiamo preso un contropiede sull'1-0 per noi, cioè dice lunga sul fatto che noi avevamo voglia di andare avanti, di andare tutti. Vabbè, ma io penso che stavate trovando minuto dopo minuto sempre più convinzione dei propri mezzi e quasi la certezza che la partita la tenevate in pugno. Sì, ma poi siamo calati fisicamente in un modo impressionante, ma io l'avevo messo in conto e ci ho detto, possiamo dire, ripeto, domenica giocate voi perché la promozione si ferma, questo però questo è un guaio per noi, perché noi comunque però non è che in una settimana possiamo cambiare chissà che cosa a livello atletico, cioè però avete non in una settimana, però poi c'è la sosta, avete le due settimane successive dove si potrebbe cercare di fare un po' di lavoro, o no? Dobbiamo lavorare per forza anche intorno a Natale, non anticipiamo, i ragazzi non saranno contenti, però la soluzione la dobbiamo trovare per forza. Andiamo a vedere le immagini della bella partita di mister Nello De Siano. Inizia Real Forio, Poggio Marino. Parte Mosca, colpisce la traversa, che punizione del giocatore del Poggio Marino. Buona la palla per De Luise, De Luise è davanti il portiere, De Luise calcio, la palla resta lì, ancora De Luise. E clamorosamente la palla non entra in porta. Buona la palla per Babù che la mette a terra, salta l'avversario Babù, entra in area Babù, che giocata. Poi prova a calciare, c'era Esposito libero. Il cross, il colpo di testa di Sorrentino, palla al lato. Vediamo se ancora andrà verso la porta Mosca. Parte Lucarelli a giro, para Derrico. Palla per Avino che rilancia lunga, è buona la palla per Lucarelli, è l'ottimo lo stop. Poi Lucarelli sfiora il palo con un tiro. Inizia il secondo tempo tra Forio e Poggio Marino. Altro colpo di testa, è buona la palla per Amabile che è fuori area di rigore. Amabile prova a calciare e il Forio passa in vantaggio con Amabile al terzo minuto di gioco. Sono cinque gli uomini a saltare, cross di Agnello, allontana alla grande Massimo De Luise, poi Teta addirittura calcio in porta. Tanto chiedono un fallo di mano, poi la palla finisce in fallo laterale. Lucarelli. Lucarelli rientra, poi calcia in porta e blocca Derrico. Adesso sembra anche un po' stanco Juff, ha corso davvero tanto sia nel primo tempo sia in questi primi, e c'è il gol. C'è il gol del Poggio Marino con Tammaro, cambio azzeccato di Teta. Galoppa, lascia palla per Amabile che calcia leggermente alto. C'è la palla libera verso il centro per Amabile, Juff invece preferisce andare da Babù che recupera la sfera. Babù entra in area di rigore, Babù, che gol di Babù, il Real Forio torna in vantaggio. 9 giocatori in area di rigore del Forio, il cross di Lucarelli, la palla passa e c'è il fallo su Derrico. Rilancia lungo e arriva il triplice fischio, il Forio batte il Poggio Marino 2-1 in una sfida davvero incredibile. Un Forio che rinasce ed inizia l'era di mister Nello De Siano. Torniamo in studio, allora mister, raccontaci un po' questa partita. Una partita che noi, c'è poco da dire, ripeto, una partita che noi abbiamo lavorato sabato, l'abbiamo iniziato a preparare sabato per davvero, sabato pomeriggio per davvero, che c'erano tutti effettivi, e io ho detto ai ragazzi di giocare un 4-3-3, di stare coperti, di soprattutto di essere attenti in una fase di non possesso palla. Mi sembra il 4-3-3 è un po' lo schema che preferisci. Sì, perché sì, anche perché io credo che queste categorie dove non ci si allena, non si può lavorare tanto, sì, ci danno una copertura alla difesa, fanno stare tranquilli e sereni anche i difensori. E poi io
ho battuto tantissimo sul fatto di scappare, sul fatto della palla scoperta, e ho spiegato ai miei due centrali, che poi sono molto giovani, perché noi facciamo tutti i quattro di... E ho visto che scappano spesso dietro. E io ho detto, io ho fatto proprio, ho dovuto fare proprio all'inizio del cervello. Infatti, ha detto Mann, l'ex direttore, che le urla le ha sentite da casa sua, sabato pomeriggio, proprio per fargli capire che dovevano scappare, perché... La palla Francesco, scoperta, si diceva, scappa. Mister, ma noi scappiamo troppo? No, non ti ho detto, io gli ho detto solo una domanda. Francesco, nelle ultime tre partite quanti gol abbiamo preso? Ha detto, quindi scappa, non ti preoccupare. Che... o scappi o ti fai trovare un po' più dietro. Simone, questo forio, bello. Bello da vedere. È concreto. È concreto, sicuramente. Ora... sabato e domenica comunque ci saranno due partite molto importanti per entrambi, perché loro andranno a giocare, se non sbaglio, domenica mattina in casa del Marcianise, il Varano riceve la Marianese. Una classifica che veramente può chiudere, diciamo, l'anno tirando ancora più giù le, diciamo, le candidate che sono sopra. Si possono giocare le due squadre isolane un posto quantomeno di play-out da fare in casa. Sì, questo sicuramente, ma anche perché allora il Graniano, da quello che so, ha fatto comunque una rivoluzione, ha mandato via tanti giocatori, ha preso molti giovani, quindi la società non è più quella di prima, hanno cercato di arrivare fino a dicembre, come abbiamo detto. Il prossimo turno intanto pronto in grafica, magari lo possiamo vedere, ci aiuta nella discussione, eccolo qua, vai. Sì, ti dicevo, vedi, Varano Marianese, comunque il Graniano anche, tra virgolette, un po' smantellato, il Poggio Marino... ha avuto un calo assurdo nell'ultimo periodo, cioè da quando, diciamo, ha aperto il mercato, ha preso Mosca, che è arrivato dalla Fragolese del Materrato, ha preso Avino, il portiere, e poi un altro, non ricordo chi è, a posto di fare risultati positivi, ha fatto un'ascesa anche abbastanza pesante. Perché... a volte i cambi non sempre portano... ha perso una partita, non subito. Ha perso una partita, una partita importante col Volley in casa, e quella secondo me gli costa veramente tanto, perché quello è una sorta, non dico di scontro diretto, però il Volley è un'altra squadra che era in difficoltà, però sta uscendo, può essere aggrappata, sì, perché tu comunque distanziavi, invece ti sei ridotto, comunque non è che sia tanto, attenzione, cioè siamo là, stiamo parlando di 6-7 punti, sono, e poi va detto anche questo, che in questo campionato di eccellenza c'è da dire che la Puteolana va forte, però la Fragolese ha rallentato. Però la Fragolese ha rallentato con la Frattese, che la Puteolana non si ferma più qui. Questo sicuramente, ma io te lo sto dicendo da due settimane oltre, ho detto quelle tre faranno un campionato a parte, così lo stanno facendo. La Puteolana vince di misura con un calcio di rigore, la Fragolese impatta con quindi la Frattese. Quindi gli stai dando pure un buon consiglio al mister, dice a parte quelle tre te la giochi con tu. Sì, io penso che l'eccellenza sia divisa. L'eccellenza quest'anno è divisa a quattro scaglioni, nel senso le prime tre, come ti ho detto, poi ci sono quelle là che secondo me come va i playoff non li vedremo, cioè se così è l'andazzo... Pure il Casoria, però il Casoria non è affatto male, il Casoria del nostro amico Sannino ha fatto gol al 90esimo ieri. Sannino dal primo anno che è venuto fuori, questo è stato 4 anni, quando venne il mister Taradani, io dissi subito, mister, questo è fortissimo, forte, forte. Settore regionale della Juve Stabia. Ha avuto dei problemi. No, Salernitana. È uscito anche Ok, andiamo adesso a vedere, chiudiamo la pagina con il Real Forio. Complimenti ancora, mister, speriamo di poterti fare i complimenti domenica dopo domenica. Non abbiamo fatto niente, no? Non abbiamo... Vabbè, non avete fatto niente, però 3 punti sono tanti, esatto. Perché come dice, mi hai fatto il 50% dei punti che avete fatto fino alla domenica precedente. Ok, andiamo a vedere la prossima partita, che è il Varano, purtroppo un Varano che gioca bene, tiene il campo, però alla fine soccombe. Il Varano impegnato sul campo del Mondragone, per dare continuità alla bella vittoria di sabato scorso in casa contro la Nuova Napoli Nord. Sono proprio gli Aquilotti a dare avvio alla manovra. Punizione per il Mondragone. Calcio d'angolo, manda il pallone in calcio d'angolo di Chiara. Battuta del corner, Zamparelli tocca di testa e Di Napoli deve solo appoggiare in rete al 12esimo il gol del vantaggio della squadra di casa.
solissimo Zamparelli, altrettanto di Napoli. Continua a spingere la squadra di casa, Capuano, anzi Terracciano, respinge di testa, tiro da fuori che poi si perde. Spinge Napolitano sulla destra, resiste alla carica di un avversario, all'indietro per La Torre, il palo di La Torre e poi il pallone altissimo sopra la traversa. Punizione di Nicola Conte, passato proprio in settimana al Barano, il colpo di testa sfiorato da Capuano, il pallone si perde sul fondo. C'è poi anche questo fallo di Conte a fine primo tempo, con l'arbitro che avrebbe anche potuto estrarre un giallo. Ci prova ancora Di Napoli con il pallone che va fuori di un nulla. L'ultima azione del primo tempo, si riparte con il Mondragone in possesso di palla, ma c'è subito una punizione per il Barano della quale si occupa Terracciano, il pallone alto sulla traversa. Poi spinge il Barano, Angelo Arcamone, esce il portiere che rinvia addosso a D'Antonio, ma la difesa si salva. Calcio d'angolo per il Barano e colpo di testa vincente al 15° della ripresa per D'Antonio. Lo vedete, il giovane classe 2002, anche lui solissimo in area di rigore, snobbato evidentemente dagli avversari, mette il pallone in rete, poi spinge sulla sinistra il Mondragone, pallone al centro, esce bene Di Chiara, c'erano in tre come giocatori pericolosi, esce ancora a valanga il portiere del Barano, ma di testa anticipa tutti e salva la sua squadra, tiene in piedi l'1-1, spinge poi ancora Napolitano, attenzione a Capuano che un po' sbraccia. Per l'arbitro questo contatto vale il calcio di rigore all'87°. La Moviola non toglie ogni dubbio sulle responsabilità del difensore del Barano, ma comunque dal dischetto va il capitano Baratto che spiazza Di Chiara e porta nuovamente in vantaggio il Mondragone, facendo impazzire tutti i presenti allo stadio. E avrebbe ancora l'occasione per il raddoppio sempre con Napolitano, esce in qualche modo Di Chiara, ma l'incontro termina con il Mondragone che si impone per 2-1. Allora, abbiamo visto le immagini, un Barano che tiene bene il campo, poi alla fine c'è l'errore difensivo, purtroppo troppa sufficienza, si va e si sbaglia. Andiamo a sentire le interviste che abbiamo ricevuto del dopo partita, perché già gli allenatori spiegano un po' la situazione. Col presidente Francesco Villano nel post partita tra Mondragone e Barano, c'è da dire finalmente, finalmente il Mondragone torna a vincere. Buonasera, finalmente sì, è stata una partita molto sofferta, non si è visto un bel gioco, ma l'importante oggi servivano i tre punti e bisognava vincere e abbiamo vinto. Partita sofferta, vinta con la voglia di vincerla, con la fame di vincerla. Occhio sul calciomercato, cessioni eccelse tra tutte Felleca e Pagliuca, ma grandi acquisti da parte del Mondragone, Di Palma, Arciello, Danna, Napolitano. Insomma, si è mossa più che bene la società. Noi abbiamo cercato di rimpiazzare Felleca con i migliori che c'erano sul mercato. Speriamo che con il tempo ci darà ragione, sicuramente assenza di Pagliuca, di Felleca, però noi crediamo di aver fatto una bella squadra. Come diceva bene il mister uscendo dal campo, abbiamo giocato bene parecchie partite, però non si è preso niente, nessun punto. Oggi giocando male, tre punti, va bene così. Con Alfonsino Somma, allenatore in seconda del Mondragone, nel post partita contro il Barano si è detto che sono state fatte prestazioni migliori dove non si è raccolto quanto messo in campo. Oggi forse non una delle migliori prestazioni del Mondragone, ma era importante vincere, erano importanti i tre punti che sono arrivati. Sì, oggi era importante vincere perché vedevamo da un periodo di risultati negativi, no? Di prestazione, vedi ultima come la Pugliolana, però oggi dovevamo vincere, abbiamo vinto, la cosa migliore di tutta la partita. Sei pronto? Con mister Giovanni Di Meglio del Barano nel post partita in quel di Mondragone. Mister, un Barano che forse raccoglie meno di quanto espresso in campo. Sì, sicuramente, anche se il primo tempo non avevamo capito come bisognava battagliare, però dopo il secondo tempo bene. È un peccato perché fuori casa non puoi concedere a 5 minuti dalla fine su un fallo laterale un rigore del genere.
Io penso. Vabbè, ma è stato fotografato. Io penso che noi volevamo far vedere la moviola, no? Secondo me no. La facciamo vedere giusto per una questione di documento, però questa è una sentenza, quella di Gianni Di Meglio. Sempre che fotografa un episodio, noi non vogliamo buttare nessuna croce addosso a nessuno. No, anche perché la sensazione l'hanno fatta. Come no, come no, come no. È un episodio però gestito molto male. Non so se la regia è già pronta per il rigore, mi sembra di sì. Ma tra l'altro tutto parte da una rimessa laterale, c'è il Napolitano che affonda nell'area di rigore e poi Capuano che interviene in maniera piuttosto scomposta. Anche il terzino Marotta non difende benissimo, però diciamo che è difficile meravigliarsi di un calcio di rigore del genere. E poi vabbè, Barattolo trasforma il capitano. Ma anche detto che probabilmente Marotta pensava che quel pallone era gestito, sarebbe stato gestito da Capuano. Ma ti definire il pallone deve arrivare dall'altro lato. Anche in calcio d'angolo. Anche in calcio d'angolo, infatti. Ma tra l'altro l'errore. Anche perché il problema è anche il rimbalzo, perché guardando bene. Sì, ma non deve neanche rimbalzare. No, perché è stato anche ingannato dal rimbalzo del terreno, perché ha fatto una traiettoria strana, stato in quel caso lì. Ma non deve rimbalzare. Secondo me. Sì, è vero, però. Però in quel caso lì. Non lo devi far. Esatto. Oh, ma anche in calcio d'angolo. Sì, in calcio d'angolo. Ma tra l'altro va detto, un colpo di tacco in quella situazione mette la palla al centro dell'area. Voleva fare un tacco, non lo so che. Cioè, ma mette la palla al centro dell'area con un tacco, fai più danno che altro. È un assist. La butti fuori e poi ci mettiamo tutti dietro. Ha fatto un no look bellissimo. La verità è questa, purtroppo dispiace che per errori individuali una squadra tutta dal presidente al magazzino quando si sbaglia. Tante volte è anche la bravura del singolo che magari mette il pallone in porta e purtroppo è così. Capita. Purtroppo se tutti vogliamo la bravura e come nessuno vuole l'errore. Purtroppo tu devi mettere in preventivo che c'è. I giocatori debbono portare prestazioni positive. Ma noi qui abbiamo Pino Taglialatera che ha fatto il portiere in Serie A non per 6 mesi e lui lo sa benissimo che l'errore di uno può costare carino. Soprattutto il reparto difensivo, quando sbagliamo noi è finita, cioè non c'è rimedio, poi soprattutto il portiere. Vabbè, però anche non è giusto buttare la croce solo, cioè, assolutamente no, ma infatti io per quello dicevo, noi stiamo fotografando un episodio, un errore di posizione, tutta la difesa, poi quello che si evince di più è l'errore di Capuano, perché è l'ultimo io però credo che su un campo normale non sarebbe successo questo. Su un campo da calcio dici? Sì, un campo di patate. Questo è buono per raccogliere le patate, secondo me. Ok, chiudiamo con questa immagine, con l'eccellenza. Adesso abbiamo la classifica dei miglior over e miglior under. Prego Claudio. Allora, in eccellenza abbiamo segnalato per Mondragone Varano D'Antonio, l'autore del gol, e Terracciano, che ha giocato una buona partita. Poi per Real Forio Poggiomarino abbiamo segnalato Galloppa come miglior under e Babù come miglior over. Qui avevamo un'ampia scelta. Come miglior over avevamo un'ampia scelta, sì mister, ci siamo confrontati, alla fine però abbiamo premiato l'essere risolutivo di Babù, che comunque ha segnato il gol vittoria. Per quello che riguarda la promozione, in Isola di Procida Sporting Ercolano è stato semplicissimo dare il voto di miglior under a Veneziano, perché non solo per l'inconsistenza di quel sabato dei suoi compagni, ma ha fatto veramente una bellissima partita lui, punto e basta. Miglior over Costaiola, che è quello che obiettivamente si è sbattuto di più. In San Giuseppe l'Acquamino abbiamo premiato Matteo Muscariello, che si è anche preso un cazzottone proverbiale in faccia durante la partita, e Matarese, che ha segnato il gol un po' autogol, però per la continuità lo abbiamo premiato. C'era anche Savio da poter premiare, ma ha giocato 10 minuti, non era neanche. Ma tra l'altro Matarese sta facendo bene anche in Coppa Italia. Sant'Antonio Abate Ischia, abbiamo scelto Invernini come miglior under e come miglior over Ciro Saurino. Non so se Pino è d'accordo con me. Sì, chiunque. Ma Invernini mi è sembrato sopra le righe, ha giocato. Invernini sta crescendo tantissimo, anche perché segue l'allenatore, dove lo mette lui rende bene. Testa di pilone durante le partite, la trasferta funziona. Cioè io dalle tribune sento. Diciamo che la crescita dei ragazzi si applicano tantissimo, però quando hai un allenatore che
ti dà delle giuste indicazioni, è molto più semplice la crescita. Allora andiamo a vedere anche la classifica delle nostre nomination. In testa negli under c'è sempre Annunziata a quota 9, poi Matteo Muscarello a quota 8 e a quota 7 ci sono D'Antonio e Barrella, anche se Barrella purtroppo appartiene al passato, lo dovremo togliere da questa classifica. Dall'altra parte, tra gli over ci sono Savio con 5 nomination, Costaiola a pari punti con 5, Lorenzo, Toni con 4 come oratore e Gigio Trani e poi via via tutti gli altri. Negli under vi faccio una previsione, Galloppa e scalerà parecchie posizioni. Ce lavoriamo. Guarda che è Annunziata, è una brutta gatta da pelare come miglior under. Ho detto scalerà posizione Galloppa. Ma c'è anche Filosa, ci sono tanti. Ok, siamo proprio in chiusura, io non posso far altro che ringraziare gli ospiti che sono stati qua. Grazie Pino per grazie essere venuto. Grazie a voi. Noi abbiamo sempre il piacere di averti e il piacere di avere l'Ischia qui con noi per poter raccontare questa grossa galoppata verso la vittoria finale. Grazie a Nello Desiano, esordio eccezionale, ti auguriamo le migliori fortune. Ma grazie a voi che mi date il piacere di stare accanto a Pino, per me è un onore. Accanto a Batman, è un onore. Ok, grazie Simone per la tua presenza, grazie Claudio, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e appuntamento a lunedì prossimo.